penso a Edera che parla di commissione esteri, mi viene sempre in mente chi il collega al Senato, invece il vicepresidente della commissione esteri al Senato, sapete chi è? Razzi. Commissione affari esteri è bella anche perché Casini presidente e Razzi vicepresidente, siamo a cavallo. Quindi questa gente, penso a Edera e penso che dall'altra parte c'è un vicepresidente così, insomma abbiamo capito tutti in Italia, no? Abbiamo capito un po' tutti, parlando appunto di questi argomenti, oggi apro il giornale e leggo che la Boldrini vuol far marcia indietro sugli F-35, pensa agli asili nido, considerando che solo con un'ala di un F-35 a 100 milioni di euro ci compriamo un ospedale. Dall'altra parte Napolitano, che proprio per la liberazione basta con questa propulsione antimilitarista, lui che era nel PC, no? E veramente abbiamo un muro di ipocrisia in questo paese notevole, cioè abbiamo un presidente della Repubblica che in teoria era un comunista, uno che però ha sforato la cortina di ferro per primo andando negli Stati Uniti d'America, uno che era favorevole all'invasione dell'Ungheria. C'è questa commistione tra pacifismo e militarismo che non si capisce. Oggi è uscito con questa frase che non si capisce, dopo che ha detto che i fatti del 25 aprile sono incancellabili, mi parla di questa propulsione antimilitarista, ma io non vedo questa propulsione antimilitarista, io vedo solo uno Stato che sta spendendo miliardi di euro dei cittadini per comprare dei cacciabombardieri che non portano alla pace ma portano alla guerra. Allora scusate se mi incazzo, ma io che vedo che un argine di un fiume, no? In linea retta, manco in curva, mi crolla e la colpa viene data a nutrie, volpi, tassi e mi si allagano due paesi e dicono che non ci sono le risorse, non ci sono le risorse per i terremotati, non ci sono le risorse per gli alluvionati, per il dissesto idrogeologico, e poi mi ci comprano queste belle cose, oppure una persona come Amato che si prende 30.000 euro di pensione, scusate se mi incazzo a vedere i miei concittadini sotto un metro e mezzo d'acqua quando comprano questi aerei da guerra. Io non posso pensare che possiamo andare avanti così a vita, però non bisogna sempre parlare degli altri, bisogna parlare delle proposte, perché sennò il Movimento 5 Stelle è sempre quello che dice no, no a tutto. Allora vi faccio solo un esempio in Commissione Giustizia. Noi le prime proposte che abbiamo depositato sono state una legge anticorruzione seria, che guardi il falso in bilancio, l'autoriciclaggio, la prescrizione. 60 miliardi ci costa la corruzione in Italia, 60 miliardi di soldi vostri. Allora è vero che l'italiano deve dare l'esempio, ma in primis è l'amministratore pubblico che deve dare l'esempio. E se ci sono dei corruttori che fanno le leggi anticorruzione, secondo voi le leggi come vengono fuori? Se ci sono degli amici dei mafiosi che fanno delle leggi per il contrasto alla mafia, secondo voi queste leggi come cacchio vengono fuori? Mafiose! Allora capite che non possiamo fare con queste persone le leggi. Secondo voi quante persone ci sono in galera per frode fiscale? No, non c'è andato lui, non è andato degli anziani. È andato a fare qualche ora di volontariato, che tra l'altro è pura campagna elettorale, perché gli hanno dato ai giornalisti dicendo che Berlusconi va a fare volontariato. No, va a fare obbligatoriato, cioè lui è obbligato ad andare a fare, non è volontario ma è obbligato, almeno quello, visto che 3 anni se li è scontati con l'indulto che ha votato lui stesso, fantastico. E quindi zero, ve lo dico io, zero persone per frode fiscale, non ci vanno di certi corruttori, colletti bianchi, ci sono 2 persone in carcere per bigamia, che sono pericolosissimi, infatti, e quindi capite anche, no, un po' il senso di quest'Italia, cioè noi ci ritroviamo in commissione giustizia a trattare di tematiche molto importanti, ma bisogna revisionare il concetto di giustizia. Siamo stati benedetti, la Chiesa ci fa l'ostruzionismo. No, giustizia! E quindi abbiamo depositato queste proposte di legge, abbiamo depositato una proposta sulla prescrizione, un tema molto caldo, molto che si sta molto a cuore. Pensate che più dell'80% dei processi finisce in prescrizione.
e molto spesso finisce in prescrizione per i processi dei soliti noti, dei colletti bianchi, dei banchieri, degli amici, dei politici. Noi non possiamo più pensare che questa gente possa passarla liscia, quando magari per due piantine va in galera e poi quando rubi miliardi e miliardi e metti sul lastrico delle famiglie te ne stai fuori. Allora noi dobbiamo cambiare questo concetto di giustizia. Noi pensiamo che i corruttori debbano finire in galera, gli amici dei mafiosi debbano finire in galera, ed è per questo che abbiamo lottato e abbiamo lottato ancora. Nel DEF c'era una semplice frase del governo Renzi che diceva: il governo si occuperà di riformare la prescrizione. Dopo qualche settimana questa frase è sparita, ci siamo ritrovati come su giustizia, com'è? Ma qui c'è scritto prescrizione. Poi ci è venuto in mente che chi fa veramente le leggi ancora è ancora lui, è ancora lui, perché abbiamo comunque in Commissione Giustizia due sottosegretari che sono uomini di Berlusconi, tra cui uno Costa che è stato redattore dell'Ode Alfano. Abbiamo sempre lui, non cambia nulla. Abbiamo il suo amico Renzi che è il suo degno successore, quindi si sono messi insieme, condannati all'amore, direi, uno in primo grado per danno erariale, l'altro a 4 anni per frode fiscale. Si sono messi, si sono trovati questi due personaggi e ci stanno governando, volenti o nolenti ci stanno governando. E allora ecco che spariscono le preferenze nella legge elettorale, quando il PD ve le aveva sempre promesse. C'è un premio di maggioranza incostituzionale, ancora una volta. Il conflitto di interessi non se ne parla, è da 20 anni che ci dicono: quando andremo al governo noi, come se non avessero mai governato, faremo la legge sul conflitto di interessi. Ve l'hanno fatta? No, non ve l'hanno fatta. Allora queste 3-4 proposte di legge che porta avanti il Movimento 5 Stelle risolverebbero tanti dei problemi che abbiamo in Italia. Perché è vero, come un signore che mi diceva l'altro giorno, che il problema dell'Italia è l'evasione fiscale, ma non possiamo pensare di combattere l'evasione fiscale se poi ci ritroviamo appunto chi governa e chi fa le leggi che froda la legge, che froda il fisco. Allora quindi li dobbiamo mandare a casa non per noi stessi, ma li dobbiamo mandare a casa perché stanno rubando il futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri fratelli e sorelle. Ed ecco perché ci dobbiamo impegnare in primis, mettendoci la faccia e sostenere questi ragazzi. Veramente avete un candidato sindaco qui a Forlì che vorrei chiamare sindaco, fantastico, con un'energia, ci mette una forza, un'energia che gli altri non hanno, veramente una carica incredibile. Il Movimento 5 Stelle, essendo l'opposizione, non può veramente cambiare l'Italia con uno scocchio di dita. Può fare piccole cose, può dare l'esempio, può restituire metà dello stipendio, non accetta il rimborso elettorale, 42 milioni di euro. Noi non abbiamo i soldi per tappezzare tutta l'Italia prima delle elezioni con delle facce, con ce lo chiede Mauro, ce lo chiede Marco, ce lo chiede... Siete stati schiavi dell'Europa fino adesso, cosa vi chiedono i cittadini? I cittadini vi chiedono di battere i pugni su quel tavolo in Europa, che non avete mai fatto. Siamo schiavi dell'Europa, 50 miliardi di euro per il fiscal compact, dove troviamo questi soldi? Dove li troviamo? Sapete dove li troviamo? Indovinate. Vanno a toccare le pensioni, vanno a toccare sempre le stesse persone, la cultura, la scuola, la sanità. E poi ci lamentiamo se iniziano a chiudere gli ospedali territoriali, se iniziano a smantellare la sanità pubblica, se iniziano a fare regali alla sanità privata. E in compenso cosa fanno? Finanziano il TAV. E in compenso cosa fanno? Da una parte ci tolgono la sanità e dall'altra ci costruiscono autostrade, inceneritori, mega discariche che uccidono i nostri figli, perché questa è la realtà, perché gli inceneritori uccidono nel silenzio, non uccidono con pistole, ma uccidono negli anni, così nessuno sa di chi è la responsabilità. Poi funziona magari come a Taranto, che danno la colpa alle sigarette, eh? Allora, in questi giorni di cui si parla di liberazione, io penso che veramente sia ormai un controsenso. Noi festeggiamo, ma festeggiamo cosa? Festeggiamo in realtà una liberazione che è avvenuta nel 1945, ma ormai siamo schiavi subdoli di questa televisione che continua a raccontarci balle. Io veramente mi sono arrabbiato quando ho visto Giulia Sarti in TV che voleva parlare del 416 ter, dello scambio elettorale politico mafioso, e Giletti mandava in onda il Dudu Act con la brambilla che girava con un cagnolino. Cazzo, siamo schiavi di questa gente! Ripigliamoci!
Ripigliamoci italiani, ripigliamoci. Ci hanno assopito davanti agli amici, davanti al Grande Fratello, davanti alla prova del cuoco. Mentre noi eravamo davanti alla TV ci sfilavano la democrazia senza neanche accorgerne. Quella democrazia per cui i nostri padri hanno dato il sangue. Hanno dato il sangue, ora ci troviamo i Gasparri, ci troviamo gli Iva Zanicchi in Europa. Dopo verrà su un candidato alle europee, noi abbiamo delle altre facce. Ci troviamo queste persone qua. E come fai a fare le leggi con queste persone qua? Ormai siamo tutti sotto pressione, perché ormai veramente Renzi ne spara uno ogni giorno. Allora o continuiamo a berci tutte queste cavolate che ci riempie, su cui ci riempie quest'uomo, o diamo una possibilità a questi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta per riprenderci le istituzioni. Tutta ce la stanno mettendo, non hanno 42 milioni di euro alle spalle, ma hanno voi, hanno i cittadini che si devono sostituire ai giornalisti, ai media di regime e portare le informazioni al luogo di lavoro, ai propri parenti. Lo so che non è facile, lo so che oggi è sabato, era un ponte, è difficile venire in piazza ad ascoltare, è difficile parlare di politica quando c'è la Juve, c'è il Milan, è difficile parlare di questi argomenti quando si vorrebbe solo stare tranquilli dopo il lavoro. Ma dovete pensare che tutto quello che avete oggi, tutte le briciole che vi sono rimaste, cadranno, anche le persone che stanno bene, perché sta arrivando veramente una marea su cui noi non potremo fare nulla e l'obiettivo finale è la Grecia. Noi non ci stiamo rendendo conto che non durerà per molto. E quindi anche le persone che se ne fregano, che dicono che hanno sempre delegato una volta ogni 5 anni, credendo che qualcuno gli risolvesse il problema, sbagliano, perché arriverà anche allora. Allora è inutile che ci guardiamo il nostro giardino quando fuori sta arrivando un uragano. Noi ci dobbiamo riappropriare del nostro futuro prima che questo futuro sparisca completamente. Allora io non voglio vedere i nostri giovani andare fuori perché in Italia non hanno dignità. Io voglio vedere rimanere qui a combattere per il loro futuro e riprenderci questo paese tutti insieme. Basta questi politicanti che ci hanno rovinato per 20 anni. Riappropriamoci di questo paese. Grazie.